Io non capisco che ragionamento avete seguito. Qui il problema grosso era riuscire, visto che è stato ridimensionato il fabbricato, anche ma non si tratta esagerata, della ridimensione, perché di ma se è stata ridimensionata perché però, ci voleva all'interno della sagoma precedente. Tra l'altro è venuto bene, l'ho visto, allora ha ritrovato la sua forma curva il fabbricato. Tre curve, io dissi che ecco, tutto qui. Qua, siccome è venuto qua, è saltato, è, oltre a questo, è uscito quest'altro, tra questo e questo ce n'era ancora un altro. Io allora dissi, facciamo questo, allineiamo questo, eliminiamo sto fatto qua di queste altre 3-4 curve, ma di poco. Perché tieni questo conto che è venuto perché così, io volevo far saltare mezzo metro e con altri tieni stupi. Conto che metti è venuto, vogliamo non scommettere, è venuto vogliamo così. Scommettere qua esce fuori no esce è fuori. Qui e qui ti sbagli, è qui che esce fuori, no qui. Questo va bene, tra qua e qua c'è sta nata curva, io volevo eliminare sta parte qua per avere questo allineamento fuori qua. È sempre dentro qui. Se esce fuori se esce fuori te lo fa demolire, ma stanno qui lastre poi la faccia faccia, ma non esce Peppe, se esce fuori dalla vecchia sagoma te lo fa demolire. Non esce, sta al limite, sta al limite. Ora, io ricordo che comunque siamo sicuramente di qualche centimetro almeno all'interno della vecchia sala. Se esce fuori io faccio dei modelli di fare, mi assumo la responsabilità. Figurati se lo facevo fuori io. Io ho avuto la insomma, non mi sono preoccupato della cosa, certo. Ma se è un'altra cosa, non è che cioè, ma oramai è realizzato, vabbè. Se c'è qualcosa, lei non però, qua non si è mai riuscito a capire. Con chi bisogna parlare? Si parla con lui e bisogna parlare con la direzione lavoro. No. Si parla con la direzione lavoro e la direzione lavoro non si trova. No, ma si parla con Anzi, Anzi non può prendere iniziativa. Allora che mi fa? Però Peppe, scusa, la sequenza hai ragione. L'unica autorità competente è la direzione lavoro. Quindi questo hai perfettamente ragione. Però qui c'è stata una sequenza che sembrava, a me perlomeno, essere andata in porto. Cioè, ne avevate discusso col mio assistente di cantiere, la direzione lavori era stata informata, era d'accordo, salvo questa cosa che credeva di averti esposto, quindi mi sembra che non ci sia stato. Ma non mi hai esposto a me, a dove hai esposto a te? Ma io ho esposto a te, io credo. Noi non ne abbiamo parlato, abbiamo detto soltanto sì, va bene come avete detto. No, e qui scusati che ricordi male, io ti ho spiegato che c'era un punto che io avevo modificato. Scusa tanto, tantemeno ti ho detto vogliamo andare a vedere. E io dissi se abbiamo se no, non puoi non ricordarti il fatto che io ti ho detto guarda che è un po' diverso, scusa, se no che veniva a fare? Ma scusa, allora che cosa abbiamo cambiato lì? Sì, io ti ho semplicemente detto che quello che avevate deciso andava bene, eccetto questo punto che ritenevo, diciamo, migliore la soluzione. Allora, come mantenere la struttura così come avevate realizzato stava bene, cioè no, io ancora era da fare. E ancora era da fare, se tu avessi insistito per dire che la cosa era molto importante ci si poteva ripensare e ci si andava. Però mi scusa. Thank you.
sbagliata, un giorno d'oro.